Grazie Presidente. Questa Assemblea già si è espressa, anche tramite i consultori, per consentire alle donne di fare delle scelte appropriate, delle scelte responsabili. Noi ci stiamo avvicinando al 25 novembre e io penso che ci voglia rispetto per le donne, rispetto per le donne in ogni fase della vita, e questa è una fase molto delicata, quella delle donne che si apprestano a mettere al mondo un bambino o che per i più svariati motivi sono costrette o vogliono in piena autonomia decidere di non portare avanti la gravidanza. Ci vuole enorme rispetto per la vita delle donne e le donne hanno scelto, il popolo italiano ha votato in un referendum questa possibilità, che non è un imporre a tutti, è un dare la possibilità, ed è stato fatto in un momento in cui l'unica soluzione poteva essere l'aborto clandestino, quindi una soluzione che andava a minare la salute delle donne. Noi come gruppo siamo a favore dell'autodeterminazione della donna, nella complessità delle scelte che una donna deve affrontare. E ho sentito dire molte cose, alcune anche inesatte, nel senso che non è che quando una donna va in un ospedale trova dei medici che non possono, ma trova dei medici che non vogliono, perché sono obiettori di coscienza. E allora la legge deve rispettare il diritto di tutti, è giusto che ci possano essere dei medici obiettori di coscienza, ma è anche altrettanto giusto rispettare il diritto delle donne che si regolano nelle strutture sanitarie. Noi siamo favorevoli ad approvare questa mozione per ribadire l'intenzione di questa Assemblea nella piena applicazione della legge 194, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, ma per dare la possibilità, visto che la legge lo prevede, alle donne di autodeterminarsi. Grazie.